fine il fuocherello siamo riusciti ad accenderlo e bada lì che fiammolina. E mentre sono qui che curo il mio fuoco, mi sento ispirata un pochino a parlarvi. Che dire? Sono passati un po' di giorni, è passato un po' di tempo, ci sono tanti cambiamenti, tante novità e mi sono presa questo tempo un pochino anche per processarle. La novità è che il mio stage in azienda, io ho lavorato da marzo in un'agenzia di comunicazione, ho iniziato a metà febbraio, ho fatto 2-3 settimane e poi è successo il Covid, quindi ho continuato in smart working. In agenzia cosa facevo? Ero nel dipartimento creativo del mondo digitale, quindi essenzialmente i miei colleghi hanno alcuni brand con i quali l'agenzia collabora e il loro ruolo è quello di sviluppare e portare avanti tutti i progetti dei brand a livello digitale, quindi tutte le campagne social, i contenuti che i brand postano sui social, quindi proprio dalla creazione del contenuto a il fatto di postarlo, creare il copy, eccetera. Quindi molto spesso quando magari vedete ciò che un brand posta sulla sua pagina Instagram o Facebook, dietro c'è l'agenzia di comunicazione del brand. I ruoli e le mansioni in questo dipartimento erano diversi e a me è stato affidato sin dall'inizio il ruolo di community manager, diciamo. Quindi per determinati brand io rispondevo sui social, quindi la gestione del community, del rapporto con le persone è una parte molto importante per un brand, però come potete immaginare per me personalmente non era molto stimolante, in quanto è più o meno quello che già faccio io per il mio brand, tra virgolette. Però negli ultimi 2 mesi ammetto che la cosa era andata un pochino migliorando, perché mi era stato affidato anche la creazione di un piano editoriale per 2 brand. Quindi praticamente il brand comunicava all'agenzia, a noi, ciò che voleva dire quel mese, cioè io voglio comunicare questo prodotto, voglio dire queste caratteristiche, e io insieme al mio team avevo il compito di creare dei contenuti visivi e scritti che comunicassero quello che il brand voleva comunicare. Comunque la mia esperienza di stage non è andata a buon fine, nel senso che terminato il mio stage non mi è stato rinnovato, non mi è stata fatta una proposta di lavoro, principalmente perché è una situazione un po' particolare per Covid eccetera, e quindi è terminata così. Cosa ne ho tratto? Ne ho tratto che tante cose, sinceramente. Prima di tutto penso di non essere ancora pronta per un lavoro in azienda e non so se mai lo sarò. Ho riascoltato il mio video di febbraio in cui dicevo che volevo entrare nel mondo del lavoro, diventare una businesswoman, donna in carriera, eccetera, però non lo so, sarà che ho provato l'esperienza, più o meno, perché è stata anche un po' strana anche come prova di questa esperienza, e forse proprio quest'anno sono cambiata, mi sono un pochino più riavvicinata alle cose semplici, non sento più tutto questo bisogno di fare carriera, di diventare la donna business, anche perché più torno qui in campagna, più sento il contatto con la natura, io realizzo che voglio vivere così. Forse fra tot mesi cambierò totalmente idea, spero di no, perché questo progetto della campagna, crociando le dita, potrebbe andare avanti e quindi poi diventerebbe veramente un mio mondo, però sento che appartengo un pochino più di qua. Sono contenta di aver fatto questa esperienza di stage perché mi ha
fatto capire ciò che forse io non voglio essere. Cioè, prima avevo il dubbio, perché io ho studiato economia, quindi finita l'università, poi in realtà mi sono un attimo fermata e ho continuato con il mio lavoro da influencer. Però quel pallino, quel tarlo di ma e se avessi fatto quello, se avessi continuato la mia carriera, un pochino mi era rimasto, e un po' anche il sogno, perché comunque era, ho iniziato un pochino l'università per quel motivo. Invece adesso sento che non è quella la mia strada, sono contenta di aver provato, nonostante le difficoltà e il momento particolare, e sono contenta perché mi ha fatto capire che almeno per ora, almeno per questo periodo, in questa fase della mia vita, non è ciò che cerco. Probabilmente tra tot anni lo ricercherò, però per adesso mi ha aiutata a indirizzarmi verso ciò che forse mi appartiene di più. Ed è un pochino questo che vorrei che traeste da queste mie parole incasinate, come sempre, è che, allora, innanzitutto non giudicatevi e non lasciatevi giudicare se continuate a cambiare idea, soprattutto se provate a fare qualcosa, poi realizzate che nonostante voi l'abbiate idealizzato per anni, eravate super gasati, eravate super carichi, poi in realtà l'avete provato e avete detto e avete realizzato che forse non è proprio la vostra strada. L'importante è ci avete provato, l'avete visto con i vostri occhi, basta, andare avanti, non lasciare che il giudizio che noi abbiamo per noi stessi e degli altri, cioè di come ci potrebbero giudicare per essere in continuo cambiamento, in continuo dire sì, questo, non vedo l'ora di fare questo, poi in realtà realizzare che no. Boh, cioè non possiamo sapere in anticipo ciò che ci piace finché non lo proviamo. E io ve lo giuro, questo vale tantissimo, soprattutto se pensate all'università. Quanti iniziano un'università o un percorso di studi dicendo sì, io voglio fare giurisprudenza. Poi fanno 3 esami e dicono no, io non lo voglio fare questo, perché non lo so, magari abbiamo idealizzato da piccoli, abbiamo visto nostro nonno avvocato fare questo, fare quell'altro, e quindi di spirito vogliamo farlo, poi lo proviamo e capiamo che non è nelle nostre corde. Ci sta, l'importante è provarlo e provare a noi stessi e capire che effettivamente non ci appartiene. E questo vale veramente per tutto. Quindi prima di tutto vorrei che la mia esperienza vi sia utile su questo fronte, e secondo, ci ho riflettuto e mi ha fatto capire che forse io ero più alla ricerca di qualcosa di tangibile, perché il mio lavoro, vabbè, è molto digitale, quindi è molto lì, sta lì, non c'è niente di sostanza che posso toccare e dire mio. E quindi secondo me questo l'anno scorso un pochino mi aveva impaurita, in realtà questa è una po' una preoccupazione che mi porto avanti sempre, da sempre, e quindi forse anche per quello avevo compiuto questa scelta, anche perché forse mi ero fatta un pochino influenzare dal mondo esterno che ha sempre visto il mio lavoro come qualcosa che comunque prima o poi sarebbe terminato, e io non posso dire che non terminerà mai o che terminerà domani, non lo so, infatti anche quello per me è fonte di preoccupazione, però in questo anno ho anche capito che voglio crearmi qualcosa di solido, di sostanza, di tangibile. Volevo terminare questo discorso perché poi mi sono persa in mille parole. Comunque sì, loro non mi hanno tenuta, però devo dire che io in primis non so se sarei rimasta in ogni caso, perché dopo tot mesi che ho provato a fare questo lavoro ho capito che questo lavoro a me non mi piaceva tantissimo, nonostante sia qualcosa molto vicino a ciò che faccio io, però è diverso farlo per gli altri, farlo per me stessa. E infatti ho capito che a me piace quello che faccio e ho capito che devo crederci di più, proprio per il discorso che vi dicevo prima, che mi sono lasciata
influenzare dal giudizio degli altri che hanno verso il lavoro che faccio. E l'idea generale che esiste verso questo lavoro e anche la sua latitanza, non so, e la sua variabilità e insicurezza per il futuro, non mi devo lasciar colpire, ma devo credere di più in me stessa, nelle mie capacità e in quello che mi piace fare. A me piace fare questo e per questo voglio cercare di renderlo più vero e più tangibile possibile. Il motivo per cui condivido con voi questi miei pensieri, queste mie emozioni, non è solo per raccontarvi ciò che faccio e ciò che penso, ma è per spingervi e far sì che voi possiate raccogliere le mie parole e magari pensarci su e trasformarle e apportarle alla vostra vita. Non vi dico questo affinché voi possiate compiere le stesse decisioni, esprimere un'opinione sulle mie decisioni, ma cogliere quello che io ho imparato, quello che vi sto raccontando e quello che vi sto trasmettendo e portarlo nella vostra vita, nella vostra situazione e magari dire no, io non condivido, no, per me è assurdo, sì dai, no, per me hai ragione, allora posso fare così, che bello, mi stai motivando a credere di più in me stessa, perché questo è veramente ciò che io ho imparato in questi mesi, credere di più in ciò che ho fatto, in ciò che posso fare, nelle mie capacità e fidarmi di me stessa, perché anche se non è la strada facile, perché il mio lavoro da content creator non è una strada facile, in quanto appunto è molto... un giorno magari sei al top, un altro sei al bottom, sei down perché fai una cavolata e dipende tantissimo da tantissimi variabili e fattori. E però mi rende felice e vi giuro che il giorno in cui io ho smesso di lavorare di là e potevo dedicarmi 100% a questo, a tutto quello che ho da fare, io ero proprio felice, allora lì ho capito che questo è il mio destino e ho tantissimi progetti come questa casa che poi vi coinvolgeranno, alcune cose che non vi voglio raccontare, che vi racconterò per rendere tutto questo ancora più vero, ancora più tangibile e sempre più mio. E non è facile da parte mia perché per anni mi sono sempre messa in dubbio, ho sempre pensato ma perché io non posso fare le cose come le fanno tutti, e però cioè adattarmi così a quello che fanno, non è, in realtà non è quello che fanno tutti, però adattarmi a qualcosa che non sento mio, che non mi dà serenità, non fa per me. Preferisco prendermi delle porte in faccia, preferisco sbagliare, però almeno averci provato e magari provare a capire che magari è nemmeno questa la mia strada e continuare a cercare la mia strada finché prima o poi, si spera, la troverò o semplicemente troverò la serenità. Per ora questo mi rende serena, sto trovando la serenità e spero davvero con questo mio video, con queste mie parole, di ispirarvi a fare lo stesso. Ripeto, non vi sto spingendo a fare quello che faccio io perché neanche io so cosa sto facendo, quindi c'è un problema, ma semplicemente cogliere le mie parole e cercare di fare di più con le vostre vite, perché ve l'ho detto anche nell'altro video, il video di Mindful Eating, ormai lo dico sempre, la vita è una e veramente cioè bisogna fare ciò che ci rende veramente felici e che ci rende sereni, che ci fa sorridere e che ci fa svegliare al mattino dicendo sì, che bello, oggi faccio questo.